Ciao a tutti, belli di casa, ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore. Allora ragazzi, come avete visto dal titolo, oggi andiamo a recuperare il basilico. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Questa era proprio fatta, scritta e rimarrà per sempre. Quindi dovevo dire, ragazzata, lo so, ne dico tante, non ho più, non meno. Quindi il basilico si sta ingiallendo fuori al mio orto, lo devo recuperare. Un po' lo prendo e lo congelo e me lo lascio per l'inverno, perché in Spagna non si trova con tanta facilità. L'altro però lo prendo e ci faccio un bel pesto. Ma come si può fare un buon pesto? Come si può pulire il basilico? Come si può migliorare anche il pesto? Facciamo il pesto rosso. Che cos'è il pesto rosso? Andiamo a vedere. Allora, mettiamo prima di tutto pomodori secchi in ammollo, li lasciamo qui belli tranquilli che si riavvivano. Mamma mia quanto mi piace l'odore dei pomodori secchi. Ecco, è venuto pure a piove, perfetto. Andiamo a tagliare un basilico qua che ormai il suo tempo l'ho fatto. Grazie. Magari do pure una riavvivata, che ne sai, magari si ripie. Però quando le foglie sono gialle bisogna trovare una soluzione prima che sia troppo tardi, no? Ah, mi raccomando, non credete a chi vi dice foglie gialle, il basilico non è più buono, devi buttare tutte stronzate. Il basilico comunque sia sempre molto aromatico e è buonissimo, quindi utilizzatelo pure quando è giallo, perché buttarlo significa fare una grandissima stronzata. Allora, adesso a noi servono soltanto le foglie, quindi che cosa facciamo? Ci divertiamo. Ci mettiamo qui sul tavolino all'aria aperta e togliamo le foglie dai rami, tutte le foglioline, anche quelle piccoline danno sapore, quindi salvate tutto, ok? Salvate il basilico Ryan. Che battuta de merda. Allora, adesso abbiamo tutto a bagno, sia il basilico si sta rinfrescando dentro all'acqua bella fresca. Questo sono ancora i pomodori che si stanno reidratando e mi stanno dando sapore all'acqua. Guardate che bel colore rossastro. Che cosa facciamo adesso? Dobbiamo fare il pesto. Oddio, bisogna preparare il pesto. Quanti grammi di basilico per quanti grammi di pinoli per quanti grammi di parmigiano? Ragazzi, vivetela un po' più facile. Voi mettete basilico, iniziate questo qui. La quantità di questo basilico sono due manciate di basilico. Famo così, viviamola così. Per due manciate di basilico io inizio con tre cucchiai di parmigiano, uno spicchio d'aglio e una manciata di pinoli. Frullate tutto, assaggiate e vi piace, il pesto è fatto. Non ci vuole tanto. Allora, iniziamo. Tiriamo fuori dall'acqua il basilico, lo scoliamo il più possibile, lo mettiamo in un cilindro. Anche se sta stretto non succede niente, non muore nessuno, state tranquilli. Lo mettiamo dentro così. At this point ci mettiamo i pinoli, quindi un cucchiaio, tranquilli, senza piangere. Mettiamo un pizzichino di sale, quello assolutamente ci deve essere. Io ci metto anche una punta di pepe, perché no? Questo è mio, lo faccio come dico io. Uno spicchio d'aglio, parmigiano reggiano, facciamo un cucchiaio, due cucchiai, tre cucchiai. Quindi se mettete più parmigiano o pecorino addirittura, andate piano col sale. Insieme metto un cubetto di ghiaccio, che questo mi aiuterà a mantenere vivo il colore del basilico. Dopodiché non può mancare l'olio extravergine di oliva. Iniziamo con 5-6 cucchiai, qui ci deve essere l'olio, ma non deve ricoprire tantissimo, quindi andate con parsimonia all'inizio, poi al limite lo aumentate. Adesso iniziamo a frullare tutto quanto e creare il nostro pesto. Eccolo qua, pochi secondi ed è fatto. Adesso una parte del pesto l'ho tolta, l'ho messa in un contenitore con chiusura ermetica, me la tengo per i prossimi giorni. Due o tre cucchiai me li sono lasciati qui dentro perché ci vado ad aggiungere i pomodori secchi, così. Quindi cosa facciamo? Andiamo a creare un pesto alla genovese rosso.
Se è troppo duro, come succede a me, mettete un po' di acqua di dove hanno ammorbidito, dove sono resuscitati i pomodori, e andate a frullare in tutta tranquillità. Adesso utilizzerò l'acqua dove hanno ammorbidito i pomodori secchi per cucinare la pasta. Ovviamente mettete il sale. Per questo piatto ho scelto degli spaghetti all'uovo. Nel frattempo che la pasta sta cucinando, mettiamo in padella un po' del nostro pesto rosso con un cucchiaio o due, cioè mestolo o due di cottura, di acqua di cottura, e facciamo scaldare tutto insieme. Deve soltanto scaldare, non deve cucinare, quindi ci vorranno pochi secondi. Con la pasta ancora molto al dente andiamo a passarla nella salsa, e chi mi conosce già sa cosa farò, cioè se te pio te risotto, come le mie magliette in vendita nel mio shop online. Eccolo qua, io l'ho preso e l'ho risolto. Un pochino di acqua, fuoco al massimo, e si va di risottatura come se non ci fosse un dopodomani. Man mano che si cucina, in pochi secondi si tirerà la salsa, e guardate che robetta, mamma mia, la pasta si è imbevuta del patrimonio dell'orto. Adesso guardate qui cosa ho trovato in frigo. La burrata. Oddio, la burrata. E cosa ci faremo la burrata? Guardate, si apre come, non so, fate voi. E adesso andiamo ad impiattare il piatto della signora Maria e dei cugini di Nazareth. Guardate qui, mamma mia, che bel piattone di spaghettoni alla chitarra. Ma quanto ci piace questo piattone. Poi ci mettiamo, ovviamente, che buttate il pesto, io spezzo le falangi. Guardate qui. E adesso, la bella pioggia di burrata sopra, quando la pasta è bella bollente, in maniera tale che questa si va a sciogliere, va a creare qualcosa di armonioso. Non esagerate con la burrata, altrimenti andiamo a fare un'insalata di pasta. E non vogliamo questo, no, noi non lo vogliamo. Al centro mettiamo il protagonista di questa ricetta qui, che è il basilico. Che cosa abbiamo creato con del basilico da recuperare? Questo. Allora, cuccioli arrossati, guardate qua che robetta, guardate che cosa abbiamo preparato con del basilico che secondo tanti andava buttato. Un piatto della signora Maria, la burrata già si sta sciogliendo con il calore della pasta che è molto molto calda, e adesso ce la gustiamo assolutamente. Eccolo qui, eccolo qui, bello, fumante, ah, cremoso, con la burrata che si è sciolta. Addio, addio. Mamma mia, è buonissimo. È super buono, abbiamo recuperato il basilico, abbiamo fatto un piatto della signora Maria, ci abbiamo messo un po' di freschezza sopra con la burrata. Se non rifate questa ricetta, io non ve parlo più. Quindi fate come volete, io continuo a mangiare, voi se avete qualche domanda, fate le domande che io poi rispondo, perché io rispondo sempre, non so come gli altri.